Oggi siamo qui al mercato di Cozumel. Io e il mio collega Roel, come al solito, abbiamo fatto una escursione culinaria in questo mercato. Lui sta mangiando il suo pesce in fritto, il mio invece è in umido. Vediamo se riesco ad inquadrarlo un pochino, sì. E facciamo un piccolo tour di questo bellissimo posto. Allora, il posto è un posto per locali, diciamo, e qualche membro dell'equipaggio ci viene ovviamente a fare la sua escursione culinaria. Io sono venuta in un posto che si chiama qui dietro di me, si chiama Cozumel, Cozumel, e il posto si chiama Cozumel. La signora ti fa vedere il pesce, diciamo, ancora in una cassa, ancora non è cucinato. Scegli il tuo pesce e te lo prepara come tu decidi che te lo prepari. Poi qui intorno è tutto pieno di ristoranti. C'è Cozumel, poi c'è Carlos, poi ce n'è un altro che si chiama Hernandez Mendoza, poi ce n'è un altro che si chiama La Lonceria dell'Oasis, Lonceria dell'Oasis e la Lonceria Kelly, che offrono cucina sia indonesiana che filippina che locale. Ecco, questo è un piccolo tour, sono proprio al centro di una terrazza all'aperto. C'è la terrazza all'aperto. Poi qui ovviamente accanto ai ristoranti ci sono dei piccoli negozietti di souvenir, e mi avvio per far vedere un attimo un po' più dall'alto com'è il posto. Sono anche adibito con una, sono anche delle palme. Sulla strada praticamente non c'è nulla, è una strada con dei taxi che sono in attesa per coloro che finiscono. Il tassista, quando abbiamo detto che volevamo venire al mercato, siccome io ho la faccia da europea, era sorpreso perché dice che qui i turisti non vengono, perché non lo sanno, secondo me non vengono. E questo è quello che si vede uscendo fuori. Queste sono un po' di case, le macchine che passano. Ecco, qua dietro di me c'è un negozietto di souvenir. E questo è tutto per oggi, lo ripeto, vi sto parlando da Cozumel, da un mercato che si trova quasi nel centro della cittadina. Oggi non era magnifico per andare in spiaggia perché ci sono un po' di nuvole, ma anche con le nuvole in Messico ci si può ustionare. Noi abbiamo deciso di fare l'escursione culinaria e chissà, la prossima volta andiamo al mare. Questo è tutto per oggi e ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!